Agropoli in piena pandemia, mentre chi sarebbe deputato a prendere le decisioni fa finta di nulla. Lo scrive Giovanni Basile, candidato a sindaco per le prossime amministrative della città di Agropoli, in una nota stampa riguardo la situazione contagi in città. I dati che emergono dal plesso Cafarelli, continua Basile, sono pesanti. Qualcosa non ha funzionato e non si possono riprendere le attività didattiche senza incisivi cambiamenti di gestione. Gli altri istituti, con esclusione di qualcuno di loro, iniziano a registrare casi. Non è in agenda una chiusura delle scuole, conseguente DAD per gli studenti, le altre attività ricreative, ludiche, sportive e religiose non prevedono di subire sospensione. Degli eventi in programma, sottolinea Basile, nemmeno a parlarne, anche se basta fare un giro sui social, sono evidenti delle lacune nelle procedure di contenimento del Covid-19. Caro sindaco, scrive Basile, lo abbiamo capito, vuole fare la prova di forza e dimostrare che lei sa come affrontare questa crisi lasciando le cose come sono. Decide di non decidere. A questo punto però lei deve riferire pubblicamente e dichiarare qual è la soglia di sua preoccupazione. Oggi abbiamo 89 casi e la città, nella sua quasi totalità, è preoccupata ed aggiungere anche arrabbiata. Ci dica qual è il numero che potrà suscitarle un pochino di preoccupazione. Non deve dirlo a me, continua Basile, che mi sento un miracolato perché in classe di mio figlio ci sono 13 positivi, 2 maestre positive e 3 bambini negativi, tra cui mio figlio. Ma ha il dovere morale di dirlo a tutti quanti non dormono la notte per la preoccupazione di un virus associato all'inconcludenza. Conclude Giovanni Basile nella nota stampa indirizzata al sindaco Adamo Coppola.